di voi avrà e chi di voi ha partecipato a alla, non so, insomma, ha seguito la convention, chiamiamola così, di presentazione al Politeama, ha avuto la sensazione non solo di una grande partecipazione, ma c'era tutto il gruppo dirigente del centro-sinistra, Fanese e provinciale. E Valentini ha dato, a mio parere, l'idea di avere in testa un'idea di città, oltre che ovviamente aver dato alcune stoccate rispetto all'amministrazione attuale. E chiunque uscendo da lì ha avuto la sensazione che la partita è apertissima. E questo lo confermano anche alcuni sondaggi che ci sono, alcuni sondaggi che ogni tanto ci arrivano. Per quello che valgono i sondaggi, io li prendo sempre con le pinze, i sondaggi, che danno un sostanziale testa a testa su Fanno. Ancora Guzzi è in vantaggio di qualche punto, ma insomma i sondaggi che noi abbiamo danno un 51-48, 52-49, scusa, 52-48, 51-48, insomma. Queste sono la differenza minima a 5 mesi dalle elezioni, 2 punti percentuali, con una grande fetta di incerti che ci sono, è la dimostrazione che... Poi dopodiché, a prescindere dai sondaggi, insomma, ripeto, che valgono quello che valgono, oggi è 6 mesi delle elezioni, insomma, io insomma sono molto cauto nell'utilizzare i dati dei sondaggi. Voi avete ritrovato l'IDV, logo, la Lega. Com'è? Voi avete ritrovato l'IDV, l'Italia dei Valori, logo, la Lega. Per certi versi, cioè contano sulle squadre, cioè voi contate su un possibile squadre dell'Italia dei Valori che ha riconquistato, sì, a Fano. Loro possono contare sul fatto che Paolini è eletto a Fano come... Sì, beh, di certo il fatto che noi stiamo diciamo quasi completando l'alleanza su Fano, manca solo i socialisti, e credo che anche nelle prossime settimane arriveranno anche i socialisti all'alleanza di centrosinistra. È ovvio che questo aiuta, no, a creare le condizioni per... Quindi secondo me la partita su Fano è veramente molto aperta. Valentini, a mio parere, ha le capacità sia culturali che politiche per far bene il sindaco, e mi pare che siano stati anni di molte pacche sulle spalle, ma di poche realizzazioni concrete. Vi ricorderete voi nel 2004 i lenzuoli appesi lungo le strade di Fano sul traffico. Insomma, ognuno di noi passa per Fano e non mi pare che l'emergenza vera di Fano, che è il traffico, sia stata risolta, anzi. L'unica infrastruttura locale della quale avevano bisogno, che era l'interquartieri, il sindaco dice che è una cosa che non si farà mai, è l'unica cosa che può alleggerire veramente il traffico di quella città, come del resto dell'interquartieri. Quindi sono soddisfatto per il lavoro che stiamo facendo su Fano, e in generale soddisfatto anche per il resto, perché in verità noi su Fano, la provincia, Pesaro, Urbino, abbiamo già iniziato la campagna elettorale da mesi, e il centrodestra arranca. Nei prossimi mesi, in particolar modo nel mese di gennaio, ci concentreremo sugli altri comuni che vanno al voto, perché quelli hanno una loro importanza, dove scattano ovviamente anche dinamiche diverse, perché spesso e volentieri nei comuni sotto 15.000 abitanti sono liste civiche, quindi c'è anche una dinamica politicamente meno, diciamo, comprensibile, insomma, sono ormai molti comuni gestiti da liste civiche, non sempre con una caratterizzazione politica. E quindi insomma abbiamo, secondo me, iniziato seriamente il lavoro. E a mio parere è quello che dovrebbe fare Veltroni domani. Adesso non voglio dare lezioni, però io immagino che se il Partito Democratico Nazionale, l'ho già detto altre volte, assomigliasse di più al Partito Democratico della provincia di Pesaro Urbino, le cose andrebbero molto meglio. Perché è evidente che domani Veltroni, io sono in direzione nazionale, quindi vi annuncio anche quello che dirò, Veltroni nella sua relazione deve essere in grado di, anche qui, ricompattare il gruppo dirigente. Troppo spesso ci sono litigi incomprensibili e che demotivano anche il nostro elettorato, che il nostro elettorato, la nostra militanza, che poi è fondamentale anche per il nostro elettorato, e deve spingere fortemente sul tema dell'innovazione e del rinnovamento.